Ci stiamo avvicinando alla festa, alla solennità dell'Epifania, e quindi anche noi, guidati da Papa Francesco, vogliamo avvicinarci e penetrare nel mistero di questa solennità della Epifania, dell'adorazione dei Magi. Noi diciamo, ma soprattutto per i bambini, è la festa della Befana. È certamente un'immagine un po', diciamo, profana, ma perché la Befana? Perché la Befana porta i doni, ma in sé è carico di significato religioso, perché il dono rappresenta l'unico vero dono, che è quello che Dio ci ha fatto attraverso Maria, e cioè quella del bambino Gesù. Quando si avvicina la festa della Epifania, dice Papa Francesco, si collocano nel presepe le tre statuine dei Re Magi. Sì, il presepe non si fa una volta soltanto, si completa mano a mano che passano i giorni del Natale. Prima si prepara tutta la scenografia. Il giorno di Natale o la notte si fa mettere il bambino, noi diciamo facciamo nascere il bambino. Poi il giorno dei Magi mettiamo appunto le tre statuine dei Re Magi. Osservando la stella, quei saggi e ricchi signori dell'Oriente, dice Papa Francesco, si erano messi in cammino verso Betlemme per conoscere Gesù e offrirgli in dono oro, incenso e mirra. Anche questi regali hanno un significato allegorico, dice Papa Francesco. L'oro onora la regalità di Gesù, l'incenso la sua divinità, la mirra la sua santa umanità che conoscerà la morte e la sepoltura. Guardando questa scena nel presepe, siamo chiamati a riflettere sulla responsabilità che ogni cristiano ha di essere evangelizzatore. Quando, o meglio, ognuno di noi si fa portatore della bella notizia presso quanti incontra, testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo amore con concrete azioni di misericordia. Vedete? Noi siamo abituati a pensare e anche a presentare i Re Magi giustamente come dei saggi, dei sapienti che partono da lontano per andare ad adorare il bambino Gesù seguendo la stella. Ma il Papa ci aiuta a comprendere e a dire che l'incarnazione di Gesù e quindi l'accoglienza della bella notizia per noi cristiani vuol dire poi mettersi in cammino come i Magi, vuol dire sentire dentro di noi la passione di annunciare il Vangelo. E oggi vogliamo proprio lasciarci con questa piccola riflessione. Io sento dentro di me la passione di annunciare il Vangelo? Sento dentro di me la spinta per mettermi in cammino come i Magi? E laddove vivo, laddove vado, con chi vivo, testimoniare la bellezza, la grandezza e dire che quel bambino è la bella notizia di Dio per l'uomo, che quel bambino è l'Emmanuele, cioè il Dio nella mia vita, nella mia storia, il Dio nella tua esistenza. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!